Il mimetismo appare regolare. Da qui suggerisco di installare il perimetro. È una semiluna zebrata a nord-est del ciglio del bosco. Si apre a ventaglio, lasciando scoperte le creste dove l'onda raddoppia il battimento. Si direbbe configurata in modo molto simile a un etere luminifero. Ci siamo. Appare chiaro che tutto ciò che si riesce ad avvistare dal perimetro rende superfluo il concetto di tecnè. L'incognita dissimula l'origine delle idee dominanti e occulta lo spostamento nello spazio.
Il GPS è ridondante. Non sembrano esserci coordinate valide. Il mimetismo è totale. Siamo nel regno iperboreo. Presumibilmente è proprio questo il sito che stavamo cercando. Qui sembra essere nascosta una linea di risonanza, una sorta di piramide, come una forma che mantiene la stessa struttura anche dopo il crollo. Sembra che l'Egitto lavori al confine della radura. Non si tratta più soltanto di aprire un varco. Qui la partita è diversa. Suppongo che la sede geometrica della salute e della menzogna orbiti proprio a queste latitudini. Non sento alcuna volontà intorno. C'è solo una pluralità di campo e una differenza di potenziale. Sottolineo a beneficio del comitato centrale che se si vuole davvero incidere una faglia, è necessario prendere ad esame le condizioni puramente materiali di un esodo del trasporto dei segni dalla pietra
alla scrittura. Dall'incrocio dove mi trovo si avverte il tactus sonico delle voci salmodianti. I pozzi degli spiriti non dovrebbero essere lontani. Le interferenze sono al massimo. Bisogna assegnare opportune armoniche spettrali ai nodi. Si potrebbero ritagliare le stanze da desincronizzare. Occorre stare molto attenti. Il sole risplende sulle rovine. In un'estasi di meriggio che ci attraversa. Sembra di scorgere nelle pieghe degli alberi uno spazio estraneo. Deve esserci qualcosa al mondo più rapido delle cause. La risacca produce un cigolio che rivela quanto sia antico questo luogo. La terra stessa, antica oltre ogni possibilità. Remota al di là di ciò che si può vedere e non vedere. Il sabotaggio, l'hacking, il caos neodivergente non credo funzioneranno qui. Piuttosto assomiglia a un trionfo aureo di campi elisi. Nessuno può immaginare veramente cosa accada qui in assenza dell'uomo. Le fronde sono metope,
centrifughe doriche. Queste rovine sono un generatore di percorsi, psicosi indotta tramite il consumo perpetuo della storia. Questo posto è qualcosa di sacro, ma non nel senso che ci sovrasta. Piuttosto sembra fagocitare gli incubi e le ossessioni, come un deserto, un oriente da dove nasce il sole. Un'egregora che ci ricorda che quello che abbiamo perso è la solitudine dello spazio. Si prendono sempre qualcosa.